Milano, quartiere Giambellino, una delle zone più complicate della città. Degrado, immigrazione, case occupate, per i cittadini un vero incubo. Si sta male. Quali sono i problemi? I nostri problemi è condividere con questi immigrati. Questa è via Audazio, una delle strade più difficili del quartiere Giambellino. Pensate, i condomini sono obbligati a fare turni di guardia per evitare che gli appartamenti vengano occupati dagli abusivi. Il citofono non funziona, i bidoni dell'immondizia sono colmi già alle prime ore del mattino. Al civico 6 la situazione è diventata insostenibile e la paura aumenta. Questa signora, in attesa di alcuni lavori di ristrutturazione, nel frattempo è ospitata da una sorella. Le finestre sono sprangate. La paura è che qualcuno possa occuparle l'appartamento. Alzo al mattino per controllare la casa, finché mi starà a posto. Quindi viene qua tutte le mattine per... Sì. Per cosa? Per controllare la casa. Se non mi trovo qualcuno dentro, cosa faccio? Non posso fare niente. A me basta che non mi spaccano la testa dentro. Si viveva bene una volta, ma adesso abbiamo troppi zingari, troppi... questa gente che occupano gli appartamenti. Fuori il mercato rionale, una scena di apparente tranquillità, ma di notte il quartiere si trasforma e le strade diventano invivibili. Ecco cos'è successo qualche sera fa. Molti hanno deciso di combattere, di ribellarsi. Per questo adesso dicono basta. Da oggi non pagheremo più l'affitto, diventiamo abusivi anche noi.